Sono circa 45 rievocatori, divisi in quattro gruppi storici, quindi quello di Salerno, Agenza Langobardorum. Poi abbiamo un gruppo di rievocazione storica longobarda di Montegranaro, nelle Marche. Poi avremo un altro gruppo, gli Imperiales di Foggia, e un altro gruppo di rievocazione storica longobarda dell'associazione Benevento Longobarda, quindi di Benevento. In tutto 45-50 rievocatori. Quanto durerà lo spettacolo? Durerà due giorni, sabato 13 e domenica 14, dalle 17 fino alla sera. Perché l'idea di recuperare un pezzo di storia così antico di Salerno? Allora, noi come gruppo di rievocazione, che comunque fa parte del gruppo archeologico salernitano, ci occupiamo della valorizzazione, no? dei nostri beni culturali, in particolare del periodo storico più importante della città di Salerno, che è il periodo longobardo. Quindi abbiamo deciso di rievocare uno degli episodi più importanti della storia della città di Salerno in questo periodo, l'assedio saraceno degli anni 871-872, un assedio che diciamo mise in gravi difficoltà la città di Salerno e poteva, se fosse finito in modo diverso, poteva cambiare appunto la storia della città nei secoli successivi. E quindi noi ci siamo proposti di far conoscere questo episodio ai cittadini salernitani attraverso appunto la ricostruzione storica degli usi e costumi dei longobardi e dei saraceni.